che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il Vangelo di oggi ha una bella parabola. Gesù racconta di un re che fa una festa di nozze per il figlio, ma gli invitati non vogliono partecipare. Ecco, chiediamo perdono per le volte in cui Dio ci invita alla sua festa, in una messa, in un incontro di preghiera, in un momento di solitudine, ma ci facciamo prendere dai nostri affari. Ognuno aveva la sua motivazione per non dire di sì alla festa. E allora, per le volte in cui abbiamo detto di no alla festa che il Signore prepara per ognuno di noi, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare in bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Al Salmo cantiamo insieme il ritornello Sei il mio pastore.
l'anima mia.
In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello avuto lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. La scorsa settimana nel Vangelo facevano a botte e si uccidevano per una vigna. Oggi si insultano e si uccidono per una festa. Sembra proprio che non riusciamo a fare a meno di litigare, di trovare sempre qualche motivo di discordia, di difficoltà. E anche il Vangelo è molto forte: fiamme, fuoco, stridore di denti. Quasi per dirci, quando viviamo queste realtà di negazione, nasce veramente l'inferno nel nostro cuore. Digrignamo i denti, non stiamo bene. Noi pensiamo sempre che tirando fuori qualche insulto, qualche sopraffazione o quant'altro, ancora mettiamo a posto le cose, poi andiamo via con le ossa, ci sentiamo un fuoco dentro, c'è qualcosa che non funziona. Pensavamo di aver fatto bene, poi abbiamo solo il rimorso, o almeno tante volte succede così. Ecco, oggi Gesù vuole di nuovo farci riflettere, perché siamo persino capaci di rovinare una festa, di litigare per una festa. Vi è mai capitato, bambini, qualche volta? Vi hanno fatto un regalo di compleanno, ma che schifo sto regalo, L'avete detto nella mente, forse, C'ero già questo regalo, me l'hanno già regalato, e quello che ce l'avevano in mano non sapeva, sembrava bruciasse quel regalo e voleva buttarlo via. Ogni tanto siamo molto abili a rovinare le feste. Perché? Perché guardiamo il contorno, guardiamo i buoi ingrassati, il bel pranzo che è preparato, i regali che abbiamo. Bambini, se nella vostra comunione guardate il contorno, prima o poi litigate, scommettiamo. Prima o poi c'è qualcosa che non va, o il vestito, o il saio, o mamma che non mi ha fatto una bella pettinatura, o il regalo, o il pranzo, c'è qualcosa che non va. Quando litighiamo per le cose, prima o poi, guardiamo solo le cose, prima o poi c'è qualcosa che non va. Quando guardiamo il festeggiato invece funziona sempre, perché siamo lì per lui. Voi sarete lì tra 15 giorni nei banchi dove siete adesso a ricevere Gesù. È lui il protagonista, tutto il resto è un contorno, può cambiare, vedete, i contorni cambiano, ma il protagonista rimane sempre lo stesso. Ecco perché oggi Gesù ci invita a una festa, un po' come quando si è fatta una bella vendemmia e poi si fa una bella festa dopo. Il Padre invita tanta gente, molti, proprio perché il figlio si sta per sposare, quindi c'è una bella festa di nozze. Erano molto lunghe le feste di nozze, cominciavano proprio dagli invitati. Cominciamo a fare festa, facciamo festa per mio figlio, poi
faremo il matrimonio, ci sono tanti momenti. E Gesù ne sottolinea uno in modo particolare, che è un momento purtroppo che non viene vissuto molto bene. C'è tanta gente che a volte si impegna per rovinare la festa. Ecco, queste persone invitate, questi molti, non vollero venire. Erano presi dai loro affari, uno aveva il loro campo, uno aveva si era appena sposato, l'altro aveva... Abbiamo sempre qualcosa da fare. E molte volte le cose da fare ci rovinano la vita. Perché non c'è tempo per le persone, non c'è tempo per gli incontri, non c'è tempo per le feste. Abbiamo troppo da fare per vivere davvero molte volte. Che non vuol dire far sempre feste. Ma quante volte diciamo di no? Perché ci sono delle cose. Malati di produzione, lo siamo un po' tutti. E dobbiamo sempre produrre qualcosa. E questo produrre qualcosa lo mettiamo davanti a volte alle persone. Ci invitano, ci chiedono un momento, sembra che non abbiamo, e lo dico prima di tutto a me stesso, sembra che non abbiamo mai tempo per l'altro e abbiamo un buco di tempo per le cose da fare. Ecco, oggi Gesù ci fa riflettere su questo, perché quegli invitati perdono un'occasione, il protagonista della festa, e se non lo recuperiamo, come sempre, l'ho già detto 100 volte, questa fa 101, ma quante volte mi sono sentito dire dai giovani al sabato sera alla mia domanda: chi è il festeggiato? A che festa vai? Per chi fate la festa? Guardarmi stupito e dire: boh, c'è una festa, ma abbiamo perso il festeggiato. Ecco, molte volte anche venire a messa, vivere un momento di spiritualità, ci fa correre questo rischio. C'è una festa e dovrebbe essere una bella festa, però a volte perdiamo di vista il festeggiato. La festa vale, ha significato ed è veramente bella se c'è un festeggiato. E siamo lì solo per lui e ci vestiamo a festa solo per lui. Siamo qui solo per Cristo. Non siamo qui per un dovere morale, tu devi. No, tu sei invitato. È un'altra cosa. E oggi lo vedo spesso e volentieri anche nelle famiglie. Non vengono più a messa tutte le domeniche, ma quando sono invitate molte volte accettano l'invito, altre volte invece hanno le loro cose da fare, così per i giovani, così per i ragazzi. Però forse oggi dobbiamo modellare diversamente, non più su una questione morale. Tu devi, io sono stato educato così. No, tu sei invitato, tu sei un protagonista di quella festa, non sei uno che deve esserci per forza. Il tu deve è sempre molto restringente, ci fa sempre soffrire, soprattutto non ci mette mai nella condizione di essere veramente profondamente presente. L'invitato si può, mi ha invitato. È bello quando qualcuno ci invita, mi ha invitato, poi posso dire le mie cose da fare, posso mettere davanti i miei campi, i miei affari e quant'altro ancora. Ma se accetto l'invito, che però quelle persone non hanno fatto, probabilmente c'era qualcosa che non funzionava, consideravano una festa noiosa. Penso a tanti giovani che mi dicono: ma la messa è sempre uguale, è noiosa, è ripetitiva, ci sono delle preghiere che non riesco a capire. E io chiedo sempre: chi è il festeggiato? Se ti metti nell'ottica di andare a trovare qualcuno e non andare a fare qualcosa, perché altrimenti la messa diventa di nuovo una malattia di produttività della nostra fede. Dobbiamo farlo perché ci è stato insegnato, perché è giusto. No, dobbiamo farlo perché siamo invitati, e non è un dovere, un piacere, è la bellezza di incontrare Gesù Cristo. Ecco il motivo per cui la fede ci ricorda Gesù oggi non è un obbligo, no? Allora, che cosa fa quel padre? Potrebbe arrabbiarsi, e lo fa, incendia, distrugge. È un modo per dire: quelle persone si sono chiuse in loro stesse e sentono l'inferno dentro. C'è qualcosa che non funziona, hanno perso una relazione, sono annegati nei loro insulti, nelle loro esclusioni. Allora che cosa fai? Rimodula il suo amore. È la cosa più difficile e più bella da fare nella vita. Quando siamo arrabbiati perché qualcuno ci insulta, ci mette da parte, non accetta i nostri inviti, ci farebbe quasi voglia di rivendicarci, di fargliela pagare. No, direi invece: modula diversamente. Quello era un gesto di amore, vediamo un po' dove poterlo indirizzare, quel gesto, lo stesso gesto di amore.
allora lo indirizza a tutti quelli che trova per strada, buoni e cattivi. Non c'è più meritocrazia, non c'è più parentela, non c'è più amicizia, non c'è più niente di niente. Vai fuori e chiama tutti ad entrare. E la stanza si riempie. Perché? Perché quel re non può stare solo, Dio non può stare solo. Come noi non possiamo stare soli. Per tante e tante volte che cerchiamo la solitudine, o ci escludiamo un po', ci mettiamo un po' da parte, o facciamo un po' le vittime perché qualcuno venga a chiederci che cosa abbiamo, ma non riusciamo a stare soli. Abbiamo bisogno degli altri, anche se a volte può essere faticoso e difficile. Ma la felicità non la troviamo nella solitudine. E se c'è mai una solitudine, è una solitudine piena, vuol dire che qualcuno è presente dentro di me. Poi posso anche andare in punta a Rocciamelone da solo, ma non ci vado da solo, perché qualcuno è dentro di me. Ecco il motivo per cui quel re non può stare da solo, Dio non può stare da solo, ha bisogno di noi. Ha bisogno che andiamo, accettiamo l'invito alla festa. Allora che cosa succede? Vanno fuori e raccolgono tutti. Poi succede una cosa un po' strana, perché in genere in quelle feste chi entrava alla festa di nozze aveva un vestito preparato proprio dalla fetta che organizzava la festa, ed era il vestito di nozze. Tutti entravano, si mettevano quel vestito. Papà e mamma mi lasciano venire così alla prima comunione. Mettiti il vestito, siete già andati a comprarlo, un vestito bello. Cosa aspettate? Ah, siete andati? Va benissimo, no? Allora, cosa aspettiamo? Sapete cosa mi diceva mia mamma quando avevo la vostra età per andare a messa? Vestiti bene, metti il vestito a festa. Allora, ci metteremo il vestito a festa il giorno della nostra comunione, vero? Benissimo. E quello che succedeva nel festa di nozze. Ma uno se lo dimentica. O forse non credeva proprio che il papà fosse così capace di amare. Forse non credeva proprio che ci fosse questa opportunità di aprire a tutti la possibilità di andare a quella festa. Forse era anche un po' stizzito di questo, dire: ma come, ha invitato qua, anche quello lì ha invitato? Mi è capitato qualche volta, dice, ma anche quello là viene alla festa? Ecco, vedete, quell'ultimo non era presente in quella stanza, anche se c'era, perché a volte andiamo alla festa ma non siamo mica presenti nella festa, anche se è festa, anche se siamo in quella stanza, anche se ci accostiamo al buffet, anche se riceviamo un regalo. Se non siamo vestiti a festa, cioè non solo esteriormente, io ho fatto una battuta del vestito, ma la festa più bella è quando vestiamo il cuore, quando dentro siamo disponibili, abbiamo le porte aperte per accogliere Gesù, per accogliere gli altri. Ecco il motivo per cui l'abito nuziale, la grandezza, la bellezza è di fare festa con Gesù, quella che farete tra 15 giorni. Allora non facciamo baldoria, facciamo festa. Voglio solo concludere prendendo tre avverbi, aggettivi che nel Vangelo ci danno un po' una prospettiva. Quel re ne ha chiamati molti, poi ne ha chiamati tutti, e poi rimangono pochi. Dico, ma cosa è successo? Ne ha chiamati molti a fare la comunione, vengono tutti a fare la comunione, poi rimangono pochi. Ne ha chiamati molti in quel gruppo, vengono tutti perché c'è quel momento importante, ma poi rimangono pochi. Ecco, pochi gli eletti, perché Gesù non massifica, non vuole una festa da baldoria, vuole una festa da persone responsabili. Allora possiamo essere chiamati in molti, tutti, arriviamo all'universalità della Chiesa, però poi alla fine conta chi fa una scelta. Conta il poco di ognuno di noi che fa la scelta per dire: ok, voglio accettare la festa di Gesù. Quel re ci ha insegnato una chiesa che va a cercare gli ultimi, ma gli ultimi ci hanno insegnato che per essere primi dobbiamo fare delle scelte consapevoli, coscienti e responsabili. Questo ci dà la possibilità di essere eletti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.
tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre che ha riversato su di noi in Cristo tutte le ricchezze della sua grazia, diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Per la Chiesa Santa di Dio, perché raduni tutti i popoli della terra al banchetto del Regno, per annunciare la gioia della salvezza, preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Per i responsabili delle nazioni, perché nell'affrontare le sfide di questo tempo di emergenza si lasciano guidare dal Vangelo e dall'esclusivo desiderio del bene. Preghiamo. Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Per coloro che hanno rifiutato la fede, perché siano di nuovo raggiunti dalle parole del Vangelo per riscoprire con gioia la loro relazione con Gesù Cristo. Preghiamo. Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Per noi qui riuniti, perché sappiamo manifestare nella messa domenicale la vera natura della Chiesa che si nutre e si edifica nel banchetto eucaristico. Preghiamo. Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Dio Padre misericordioso che hai fatto di Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Padre Onnipotente. Signore,
che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, in cui servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza e del peccato. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli
dei secoli. Guidati e illuminati dallo Spirito del Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo e portiamo la pace. E buona domenica a tutti.